Ok, siamo al momento dello special guest e con me in studio Leandro Parsotti. Hello Leandro. Hey, ciao. Ciao. Grande rocchettaro. Grande rocchettaro. Well, anche te non è? E anch'io mi sforzo, sono... sì. Cavolo, te voglio dire. Senti, secondo album che esce? Il secondo, si intitola La vita che mi brucia gli occhi. Credo che sia un bel disco e spero che piaccia. Speri che il bel disco e spero che piaccia. Con alcuni, I mean, c'è una critica che l'ho letto, è una critica, un commento, un'osservazione che dici che tu, anche siccome hai fatto un poeta, insomma così, nella vita, poesia talvolta crude, anzi crudele, tu le vedi così? Tu l'hai letto, nel comunicato stampa questa cosa? Sì, nella comunicato stampa. Ma lo sai come sono, spesso nei comunicati stampa scrivono delle cose un po' esagerate, no? Così per fare, quindi... Cazzate, no? E così? No, vai, adesso non vorrei offendere i miei dirigenti della casa discografica, però alle volte, sai, si spinge un po'. Comunque scrivo delle cose forse atipiche per la canzone leggera, però non delle cose incredibilmente irruente. Ah, right. Ispirato da cose che hai letto nella tua letteratura stessa, Rambo e queste cose qui, Ginsberg. E da lì vengono radici di ispirazione di queste cose qui? Beh, certamente sono un po' influenzato forse da radici, dalle mie letture, ecco. Però poi penso di scrivere delle cose che sento, quindi delle cose abbastanza mie. Ok, allora veniamo al video, anche ovviamente uno dei brani compreso nell'album, intitolato Vecchio Bastardo. È la storia di un cattivone, però non posso raccontarla bene perché mi ha già minacciato di morte. Quando, ah, sì? Sì, avevo già parlato di lui, avevo raccontato questa storia, avevo detto che era cosa aveva fatto e perché avevo scritto questa canzone. Perché è di una persona proprio particolare, una persona. Sì, è una persona in particolare, lui mi ha detto, guarda, se lo dici un'altra volta, bang. Non lo dici, no, andiamo con il video e poi ne parliamo di altro dopo. Ok. Vecchio bastardo, Leandro Parsotti. Che strisciavi in un cesso di questa città e mi hai chiesto la carità, io ti ho dato quasi 1000 lire, poi mi hai detto che sapevi fare l'autista, l'imbianchino e anche il giardiniere, e ti ho portato nella mia villa, brutto bastardo, che avrai quasi 50 anni. Sarò contento quando sarai morto, vecchio bastardo. Sarò contento quando sarai morto, vecchio bastardo. Sarò contento solo se, sarò contento solo quando, sarò contento quando sarai morto, vecchio bastardo. Hai pulito tutto e devo dire che ci sapevi fare. Poi hai bevuto qualche litro di vino ubriacone, madre ti ha dato da mangiare, poi mi hai chiesto di andare in bagno, a farti il bagno.
Ecco allora la copertina. Ho la vita che mi brucia gli occhi. Eleanor, Leandro, lì, il protagonista, tutt'altro che te, era il maialino. Sì, è il maialino, è molto simpatico, molto gentile, si chiama Neck. Neck si chiama. Maialino Neck, e correva di quelli di là, faceva un sacco di porcherie, però. Però è simpatico, urlava come un pazzo. Urlava come un pazzo? Sentiva la musica, no? Cantava anche lui. Faceva delle cose. Ecco, come cantano. No, interessanti, yeah, right. E poi, le chitarre lì che sono notevoli, fatto da Andrea Braido, chitarrista molto bravo, sì, molto bravo. Bravo sì, sono dei più bravi secondo me in Italia. Sì, poi lui ha questa impronta rock, si divertiva molto a fare questo pezzo. Con i fischi, con tutto il resto eccetera. Esatto. Altri brani secondo te segnali su album? Beh, c'è un... Come James Dean. Come James Dean, un pezzo a cui io sono molto affezionato. E poi ci sono altri due brani che sono Chiedo scusa ai disertori, che di solito canto in questo tour in città che stiamo facendo con la BMG. Sai, queste serate con la nostra casa discografica, siamo diversi artisti, ogni sera presentiamo alcune canzoni dal vivo. E tu sei insieme a Angela Baraldi? Io sono insieme a Angela Baraldi, che è la mia cantante preferita. Vedi? Ti sono capitato bene. Testimonianza per te, Angela, se stai guardando. La mia cantante preferita, anche al di là della musica, no? Cioè in tutti i sensi. E poi sono con Samuele Bersani, che è un ragazzo molto simpatico, quindi sono contento, ci divertiamo molto. E prima hai già fatto la prima tranche, insomma, di questa tour in città, ora dovrei ripartire. Adesso ripartiamo a Roma la settimana prossima siamo a Roma, poi faremo Bari, Napoli, Frosinone e poi probabilmente ci sarà un'appendice ancora più avanti, però ancora da definire. Ok, look, Leandro, grazie molto di essere qui. Ciao Rick. Ciao, a presto. Quando, se abbiamo possibilità anche di filmare un concerto, non sarebbe mica male. Sarebbe carino, sì. All right, con la band, eccetera. Auguri.